Presentazione ufficiale alla sala Eden dell'Impavida, Sico Service Ortona, secondo campionato consecutivo di A2. Questa squadra parte benissimo perché non ha sicuramente bisogno di altri lanci, ce ne sono tre qui. Allora, il presidente Tommaso, un papà fresco fresco con la figliola bellissima Maria, che abbiamo visto inquadrato un attimo da Roberto, cioè Andrea Lanci. Grazie, grazie. Complimenti a te e alla signora Barbara, ovviamente, e qui il mister Nunzio Lanci. Partiamo dal più anziano? Sì. Nonno Tommaso. Nonno Tommaso. Maria è l'ultimo. Sì, super nonno. Sì. Più difficile fare il nonno o il presidente dell'Impavida? No, è un piacere tutti e due, perché loro, i piccoli, sono i figli dei miei figli. Certo. Futuri pallavolisti anche al femminile, visto che c'è Maria. Ma è la pallavolo perché è l'hobby di famiglia, perché piace a loro che mi hanno coinvolto dentro questo bellissimo sport, che poi è diventata la passione anche mia, oltre che la loro, che praticano da quando erano ragazzini. Andrea, sì. A te è più facile la domanda, più difficile fare il capitano, il giocatore dell'Impavida o il papà in questo momento? Dai, il papà, dai, perché non dormi più. Sì, in questo momento, soprattutto in questo periodo di preparazione, dove la bambina ci dà parecchio da lavorare, è abbastanza difficile fare il papà, però insomma andiamo avanti, lei è bellissima e niente, come ogni anno ripartiamo. È uno stimolo in più per giocare meglio e magari ottenere qualche cosa lassù. Ma speriamo, noi come ogni anno cerchiamo di fare sempre meglio, poi quello che viene lo accettiamo di buon grado, insomma. Tommaso, avere due figli qua senz'altro, ma l'altro figlio è quello della famiglia, è una squadra che punta molto in alto quest'anno, diciamoci tutta la verità, no. Tra i primi quattro posti, la Coppa, chissà. No, io adesso lo dichiaro ufficialmente. Il mio obiettivo, e penso anche quello loro, è quello di partecipare alle finali di Coppa Italia. Nunzio, allora cosa è cambiato tecnicamente, cosa di meglio, ne abbiamo parlato prima a microfono spento col papà, rispetto a un anno fa? Ma la squadra ha delle caratteristiche diverse rispetto a quelle dello scorso anno. È una squadra un po' più fisica, con dei giocatori che hanno magari qualche caratteristica di più verso la parte, verso i 3 metri avanti del campo, è un po' più fisica, abbiamo queste caratteristiche qua, senza però trascurare quelle che erano state le nostre peculiarità lo scorso anno, perché abbiamo scelto un giocatore come Nicolas Bruno, che è un giocatore di grossa esperienza sia internazionale, che ha delle caratteristiche di un giocatore che possa dare una mano sia in seconda linea che in prima linea. Qual è il tuo obiettivo? Quello di far riuscire a giocare la squadra la migliore pallavolo. Poi penso che giocando bene i risultati vengono.